tu Signore fa di me la terra buona, tu coltivami e semina nel cuore la parola. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù, fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu dai il cibo a tempo opportuno. Lode a te, Gesù, che in questa domenica ci dai la gioia di rivolgere il nostro sguardo a te, misericordioso e compassionevole. E tu ci dai il cibo del tuo amore, il cibo della tua presenza. In questa 17ª domenica del tempo ordinario. E qui a Nazareth, dove contempliamo il mistero più grande della tua compassione. La luce è venuta nel mondo e le tenebre non l'hanno vinta. La tua misericordia è diventata pane che sazia la nostra fame di te. E con gioia, bella in questo luogo, dove tu per 30 anni hai fatto sgabelli, ti sei incarnato nella nostra umanità, hai preso la nostra povertà per saziarla di te, innalzarci a te, ecco che noi ti lodiamo e ti benediciamo in questa domenica. Accogliamo questa bellissima parola di Giovanni. Giovanni che è l'evangelista che parla ai martiri, ai perseguitati. Vuole dare coraggio e forza perché l'ultima parola non sarà quella della croce, quella della nostra povertà. L'ultima parola non sarà quella della fame, ma quella della sazietà. E noi che ti abbiamo incontrato e abbiamo avuto fiducia in te, Gesù, ci siamo saziati. Ed ecco che ora per tutto il mese di agosto ci accompagneranno queste pagine di Giovanni sul pane di vita. Ed ecco la moltiplicazione dei pani. Siamo lì dove Gesù ci aveva lasciati, sul lago di Galilea, sul lago di Tiberiade. Era passato all'altra riva 2 domeniche fa, questo passaggio pasquale, questo passaggio che i discepoli devono compiere, questo passaggio che è il passaggio di tutta l'umanità e dell'esodo verso la libertà e verso la luce, verso questa vita nuova che tu Gesù ci doni. I discepoli erano andati e tu ora li avevi chiamati a riposarsi un po', erano andati entusiasti perché i demoni si erano sottomessi a loro, la gente entusiasta delle loro opere era così numerosa, ma tu li richiami alla comunione con te. Perché devono imparare ad avere il cuore compassionevole che tu hai verso l'umanità che è un gregge che non ha pastore. E tu vuoi che il cuore dei discepoli sia compassionevole, perché solo con la compassione e l'amore, e qui a Nazareth contempliamo nel mistero di questa umanità, di questa città nascosta anche nella Bibbia, mai menzionata, e qui ai confini del mondo ti sei fatto uomo, e quel messaggio straordinario che deve incarnarsi dentro di noi, il tuo amore e la tua compassione per il mondo. Ed ecco allora che proprio come ci invita Giovanni, che è il Vangelo non dei miracoli ma dei segni, dobbiamo scrutare questo segno della moltiplicazione dei pani. Tu metti alla prova ora i discepoli, quasi gli fai fare l'esame, quasi li provochi. E come possiamo mandare questa gente e sfamare questa gente? Ancora i discepoli avevano fatto fatica a comprendere che l'unica grande missione è quella della compassione e dell'amore. È solo l'amore che ci permetterà di moltiplicare i pochi pani e i pochi pesci. Solo l'amore ci permetterà di trasformare il miracolo in segno, in un segno visibile, in simbolo, meglio ancora. Una realtà vivente che si nasconde dietro i segni. E quale segno tu compierai se non quello di Giona, che è quello della
dell'uscire da questa umanità di morte e entrare nella vita tua di luce. Ed ecco che provochi i discepoli. Ed ecco però tu stai per fare questo segno. E anche Filippo, ancora non capendo, dice: che cosa possiamo fare con pochi denari? È impossibile. Ancora Filippo non ha compreso questa compassione. E allora portano a te i cinque pani. Quei cinque pani che ricordano i cinque libri della Torah, dunque il cammino dell'Esodo, il cammino di Israele, quei cinque pani che sono tutto quello che abbiamo, questa nostra religione, quella legge e quella via che ci porta a te, ma non ci sazia. Israele aveva fame, la legge non l'aveva saziato, anzi, gli aveva imposto un fardello pesante. Ed ecco che i due pesci anche richiamano, ecco, i due messia che Israele aveva atteso, quel messia sacerdote, quel messia regale. Quel segno dei pesci che era diventato il segno anche dei primi cristiani, perché le lettere greche che compongono questo nome, ecco, dietro quelle iniziali c'era il segno del nome di Gesù Cristo, Salvatore del mondo. Ed ecco allora che tu Gesù prendi questa nostra fede, questo nostro poco, prendi questo nostro niente, prendi la nostra umanità, la strada che noi abbiamo davanti, la Torah degli Israeliti, ma questa fame immensa della nostra umanità e la trasformi in te, la riempi di te. E qual è il messaggio profondo di questa domenica? Se non il linguaggio della fede, che non è credere che tu ci sei, non è credere, perché anche i demoni credono e tremano. Ma è qui lo impariamo da Maria. Com'è possibile che tutto ciò avvenga? Ed ecco che l'angelo dice a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te, prenderà questi cinque pani, prenderà questi cinque pesci, questa attesa profonda che è l'attesa di Israele e dell'umanità, e la riempirà di sé. E Maria diventa pane, diventa a sua volta la via per tutti noi. Diventa la Torah nuova Maria, la colma dello Spirito, la via per tutti noi. Ecco, sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola e le attese si realizzano. Ecco che due pesci, due messia, ecco Gesù che viene a realizzare la promessa e l'attesa più grande del nostro vuoto e del nostro niente e ci riempie di sé e ci colma di sé. E dunque, come Maria, anche noi a sua volta diventiamo pane che sfama tutta l'umanità e nulla va perduto. E quei 12 canestri avanzati, che sono il segno di questa chiesa, di questo corpo, come lo chiama Paolo in questa domenica, questo corpo, chiamati a un solo corpo, a una sola speranza, quella della bellezza di appartenere a quell'eredità magnifica che è il tuo amore. È quello di passare proprio all'altra riva che è la Pasqua e di rinascere Gesù con te. Ma mi piace sottolineare un messaggio importante di questo Vangelo di questa domenica, lo voglio sottolineare ancora, questa fiducia in Gesù. Ed ecco che i peccatori e gli ultimi ci precederanno nel regno dei cieli, gli ultimi ci precederanno, dice Gesù, nel regno dei cieli. Sì. Il più grande peccato non è quello che commettiamo della nostra povertà, il più grande peccato è non donarti il nostro poco, è non donarti il nostro niente. O peggio ancora, sentirci chissà chi, sentirci capaci di sfamare l'umanità, sentirci gli ultimi arrivati della storia e del mondo. È un peccato che noi discepoli e noi cristiani possiamo compiere ancora oggi. Il Vangelo ci insegna e ci spiazza, perché tu Gesù non sei venuto, anzi, bello ricordare le parole di Paolo che dice: ti sei spogliato. E proprio qui a Nazareth c'è questa grande verità e la contempliamo e la ricordiamo, perché tu ti sei spogliato della tua divinità. E proprio per questo ciò che hai assunto hai redento. E allora
La fede nasce dall'umiltà. Se non ci consideriamo che siamo poco, poca cosa, se non partiamo da quella certezza che il mio niente, il mio poco, messo nelle mani di Gesù, può sfamare tanto di questa umanità. È il miracolo della fede, il miracolo di fidarci di te. Dunque, da un lato sgonfiarci dalla nostra superbia e dalla nostra individualità. Oggi c'è stata una frase bella che un sacerdote ci ha detto a Canaan, che in quel matrimonio se la sono cavati perché hanno invitato Gesù. Ecco, se noi nella nostra vita invitiamo Gesù, ecco che non, il nostro niente fiorisce, la nostra umanità diventa immensa e non ci sentiamo dei super arrivati e neanche dei super dei, ma con umiltà vediamo l'opera di Dio, vediamo il cammello che passa per la cruna di un ago, vediamo operarsi in noi i prodigi della salvezza. Ecco che cosa ci ricorda la moltiplicazione dei pani. Gesù, anche il nostro niente, la nostra piccola fede, le nostre piccole cose messe in Lui riescono a nutrire questo mondo e questa umanità. Nulla è impossibile a Dio. L'abbiamo ascoltato e lo ascoltiamo ancora qui a Nazareth. Nulla è impossibile a Dio. Nulla. E allora Gesù, insegnaci ad avere fede di te. Sì, i nostri occhi sono rivolti a te, perché tu possa darci ancora te stesso. E mangiando il tuo corpo e bevendo il tuo sangue, noi possiamo diventare questo pesce nel mondo, questa messianicità nuova, questo sacerdozio vivente che tu ci hai dato di partecipare, che è il tuo stesso sacerdozio, quello di offrire questa umanità a te e questa regalità di governare il mondo e di instaurare in mezzo a noi il tuo regno di pace e di amore. E questa legge nuova, questa umanità nuova, questo Israele nuovo, che viene colmato dalla presenza del tuo Spirito e che abita in noi. Lodi a te, Gesù, dunque, per questa gioia che ci dai in questa domenica. Eh sì, mettici alla prova. Mettici alla prova perché possiamo fare esperienza di te. Mettici alla prova perché possiamo innamorarci di te. E donaci la gioia di credere in te e di mettere in te tutta la nostra umanità. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Ma tu, Signore, fa di me la terra buona. Tu coltivami e semina nel cuore.